Gentili telespettatori di Cilento Channel, ben trovati. Siamo, pensate, alla nona puntata, nono appuntamento con gli artisti internazionali per YMTV Festival qui nel Cilento dal 4 al 25 aprile in streaming sul sito, ma anche su Cilento Channel, che è il nostro canale televisivo. Saluto subito, come di consueto, Agnese Mandetta. Ben trovata, Agnese. Ciao a tutti, buonasera, grazie per ospitarci nelle vostre case. Welcome everybody, thank you for being here with us. Bene, poi saluto Joan Cagnon, che è director del film, short film, A Moment of Whiteness Just Before. Hi, Joan. Hi. E poi ancora Linda Leonard, che ha girato il cortometraggio, quindi lo short film, Hide Your Love Away. Hi, hello. Linda. Hello. E allora partiamo subito per conoscere questi lavori cinematografici che i nostri artisti hanno preparato in concorso al YMTV Festival. E la domanda naturalmente è sempre la solita: fateci conoscere la storia del vostro film. E Agnese, tradurrà per i nostri artisti. Prego, Agnese. Joan, can you please tell us about your short? Yes, I can. It's an experimental film. It's like poetry in video. I don't have really an precise idea before I start, and this particular video developed in an organic way. I started playing with paper, making like a kind of landscape, iceberg, I don't know. And then it evolved and it evolves and changed colors and meanings. Yeah. And finally ended in a more black, with maybe a little bit of fade somewhere, a light at the end, maybe. So that's the way it, and there's a lot of nature sounds and elements. Yes. Too, inside yes. of it. There's a character in it that's maybe he's being born, who knows, discovering this white. A moment of creation. Yeah. I watched it and I thought, this is creation being created. Traduci nel frattempo in inglese, così. Ok. Dunque, Joan ci ha spiegato che il suo cortometraggio sperimentale, appunto, lei ha cominciato a giocare, diciamo, con la carta, con i colori, con questi suoni della natura, e quindi ha creato questo paesaggio sperimentale, poi nel quale c'è questo essere che si muove, e piano piano, insomma, fra vari cambi di colore e di musica, poi c'è un momento di luce pura, e quindi lei lascia, insomma, all'immaginazione della persona che vede il cortometraggio di trarre le proprie conclusioni. Quindi è sperimentale in tutti i sensi, insomma. E devo dire che davvero ti arrivano alla mente tante idee nel vedere le varie situazioni che vengono a crearsi nel film. Sì. Bene, allora adesso invece sentiamo di cosa tratta Hide Your Love Away di Linda Leonard. Linda, can you tell a little bit about your short film? Yes, absolutely. First of all, I want to thank you for having us in the festival, and I'm coming from Dallas, Texas. So it's about 10 o'clock this morning, and I'd rather be on your time frame right now. But I'm very, very honored to be a part of the festival. And Dan was our producer/writer, was very, very excited. Hide Your Love Away is an interesting
concept piece, and it's about a young man living with autism and his struggle with suicide. And in the event of trying to prevent that, he comes to a man's home, and it's about the struggle between adults and teens in real life, the things that we struggle with. But when you add autism to the mix, then it changes everyone's perception of each other. And so it's, I don't know that it's an entertaining film, but I think it's a compelling film because it tells a story about that struggle of autism and our connection with others and how we all communicate in so many different ways. And so the piece starts rather gothically with a big thunder and you know, the image of the children's group home for autism. And then it immediately segues into a very personal relationship between our young Zero and his caretaker, Josh. And I directed the film. Well, I've been working with Dan Burdens, who is the producer and writer. His son, Ben, is 41. Now, and he will have long-term care as an autistic young man with his family. And so Dan, over the years, has been very involved in National Autism Conference, in Autism One, written several books, and we got involved in the world of autism, at least I did, about 3 years ago. And we did it. We Let did about. Let me interrupt you. I'm no, it's sorry, all right. Dear. I need to translate. Oh, okay. I'm sorry. Sorry about that. Sorry. E dunque, Gianni, la nostra Linda ci ha spiegato che lei ha diretto questo film sulla che parla della relazione fra un teenager che praticamente lotta contro l'idea del suicidio, è un ragazzo affetto da autismo e quindi per poter prevenire insomma questa sua spirale verso il suicidio si reca a casa di una persona, questo signor Josh, che si prende poi cura di lui e lo aiuta in questo suo viaggio per accettare insomma la vita così come gli è stata offerta insomma con questa condizione e quindi Linda mi spiegava che la persona che ha scritto il film, the writer of the film is the person that opened you toward this world of autism. To the world of autism, yes. And it's been an interesting journey. I've had people and students Can that I've worked with. Can you please repeat his name? We would like to yes, know that. Yes, it's Dan E. Burns. Okay, Dan A. Burns. We, uh-huh. We greet him today. Our warmest greetings to this special person who is helping us to educate worldwide people toward being sensitive toward people with special needs. Absolutely. Gianni, and I love that. Thank you. Gianni, thank you. Stavo ringraziando la signora e lo scrittore per il fatto che appunto io e te siamo molto sensibili verso questi temi che tanto insomma sono stati finora nascosti nelle nostre società. Il cinema andava di tutt'altro ed è bellissimo scoprire che ci sono persone che invece come loro che appunto contribuiscono alla cultura generale, ma anche all'educazione generale di tutti noi verso temi così importanti. Assolutamente. E poi, se ho capito bene, c'è anche un piccolo cameo di Linda, giusto nel finale, o sbaglio? Linda, do you act in the film too? There is a I cameo do. Of yours. I do. I play Josh's wife, and we are actual real husband and wife in life. During COVID, you know, we shot this in August, and it was during the whole COVID process, and so our entire production team, cast and editing crew was a number of 10, and that's we put the film together with only 10 of us total. Wow, wonderful. Yeah. E dunque Linda ci spiega che praticamente loro hanno girato il film 10 persone in tutto e Josh in realtà è il marito di Linda.
quindi hanno girato insomma in questo ambiente familiare e hanno messo insieme questo film insomma fra 10 persone, perché è stato girato in agosto in pieno periodo Covid, e quindi insomma si sono dati da fare così. Molto bene. Allora, adesso invece, come facciamo sempre, una domanda sulla distribuzione. Quindi ritorno da Joan per chiederle, insomma, in Canada, ecco, quali possibilità hanno soprattutto i film sperimentali, un po' come quello che ha girato lei, o i cortometraggi, nel poter, insomma, avere una visibilità in pubblico, ecco. Ci sono difficoltà oppure è facile? Joan, we would like to ask you about distribution in Canada of short films, but also experimental films like you make. And what's your take on that? What's your opinion about that? Well, my opinion. There are networks of distributing experimental film, what we call art video. Since I don't make videos since a long time, I'm trying to get into those networks, but I have more diffusion outside in many countries, like in Italy. So for the moment, but I'm hoping that this will help me make me get more into those networks. And also, I work all by myself. I do everything by myself in my studio. So it's very special for me to see that it can reach people overseas. So it's very, very special for me, because when you work, you don't know. I didn't know what work it had. So I had comments and recognition outside. So it helps. How long have you been doing this, Joan? Doing art video. I've been doing a bit. But I mean, in practice as an artist in many disciplines like installation, sculpture, performance art, and writing. So art video allows me to put all this in the same together. Mm-hmm. So that's perfect for me, and it can travel easily too. So I like that very much. Can bring also movement and voice and music, name it. So I like very much that. But I work all by myself, so I do it. It gives me a lot of freedom because I can do what I want. I never have the outside perspective to know what it's worth. So it's good. And thank you for the invitation today, because it tells me that maybe it's a bit wordy. Yes, yes, it is. And let's. We congratulate you, and we wish you the best of luck with your project. So good. Gianni, dunque, la nostra Joan ci stava spiegando che lei praticamente ha fatto tutto da sola, quindi esistono dei canali di distribuzione ovviamente, ma in questo momento non è che siano proprio molteplici, quindi lei quello che sta facendo è distribuire appunto in autonomia quello che è stato il suo ultimo cortometraggio in tutto il mondo. C'è molta ricezione fuori dal Canada piuttosto che dentro, quindi è un po' più difficile distribuire in Canada, però lei ha la speranza che grazie insomma alla sua partecipazione ai vari festival questo possa aiutarla, diciamo, a rientrare in patria anche con una maggiore visibilità, come dice l'adagio, nessuno è profeta in patria. E quindi la nostra Joan ci diceva che lei è un'artista a tutto tondo, perché ha lavorato come scultrice, come insomma creatrice di arte per set, e quindi è una persona che è molto autonoma nel suo lavoro. Lei ha creato tutto nel cortometraggio. Congratulations, Joan. Bene, stessa domanda per Linda. Linda, what about distribution there in Texas? Well, Texas is one of the larger independent film states in the country here, and they're very supportive. Our laws have changed so much over the last 5 years in terms of distribution, and we've had films come here and had films away and television series as well. And but the independent film community is very strong and very supportive.
as with everyone, COVID put a little bit of a damper on that in terms of production. Yeah. And just people were getting projects done that were a small project, but then getting them, like you said, distributed was a real challenge. And Dan, this is a first time that he's entered the festivals. Like I said, we did a 30-minute short 2 years ago based on some of these characters, and we really never took it to a distribution place. So this is his first foray into doing that as a producer. And he's gotten good response. It's like I said, with a group of 10, you know, the demands of the piece were pretty big, and we really had to collaborate through COVID to be able to do that. And so now, just I think because of the awareness that I feel like we need to get out there about autism, I think more people have been interested in it in the autistic community, the educational community. So our distribution is actually, and our support is coming partly from that. But people are recognizing that it is dramatically interesting, and it ends in a place of hope. And so that's really important for Dan and I both, because that's the thing that he wants people to understand, is that it is doable. And people with autism brilliant. Some people that, you know, are high functioning autistic people know 4 languages. I mean, I wish I knew. I'm dying to know Italian. That's on my list, by the way. People don't really still understand that sense of how much people with autism can bring to our world, especially creatively. And so that's really what we're trying to get out there. But it's been a little bit of a challenge. Things are starting to happen now because of the spring, I think. Okay. Dunque, Gianni, quello che Linda ci sta spiegando è appunto che in Texas generalmente il tema e l'atmosfera è molto collaborativa, però quindi canali di distribuzione esistono, eccetera, eccetera, però il COVID ha fermato un po' tutto. Quindi è stato un po' difficile negli anni scorsi poter distribuire materiale che parlava appunto dell'autismo, perché appunto Dan ha scritto molti libri sul tema, in quanto appunto suo figlio, che ormai è insomma una persona adulta di 41 anni, ha sofferto da sempre di autismo, e quindi lui è stato ispirato da questa situazione a creare proprio tutto un movimento, lo scrittore del film. E adesso però, grazie proprio a questa cosa che il COVID ha accelerato, insomma, la distribuzione sui social media e ha reso insomma le troupe molto più autonome, loro 10 stanno riuscendo a fare quello che qualche anno fa non era possibile. Quindi c'è un poco di speranza che le cose possano cambiare, che si possa creare appunto educazione e anche consapevolezza nel pubblico riguardo certe cose. Congratulations anche a Linda. E per chiudere, l'augurio è quello di magari vederle qui in Italia, chi lo sa, l'anno prossimo, speriamo bene. Okay, we wish you the best of luck with your endeavors, and we hope to meet you here in Italy someday. Yes. Thank you so much. Thank you so much for participating. Thank you. It's nice to meet you, Joanna. Yeah. Goodbye. Okay. Thank you. Goodbye, everybody. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you.